Ed eccoci in diretta per un nuovo appuntamento assieme. Questa è Piazza Bassanese. Buonasera, buon venerdì sera a tutti quanti gli amici che si collegheranno adesso in questa piazza ed iniziamo subito a condividere il link. Buongiorno a tutti, intanto arrivano i vostri occhi. Eccoli che si sono illuminati. Vado a cercare il link di questa diretta. Ecco qui, guardate, lo faccio in diretta con voi, vedete, anch'io faccio come voi, vado a cercare il link, copia e vai, la lista, eccola qui. Carissimi amici, buongiorno a tutti voi, anzi buonasera, ma questa volta il sera abbiamo superato di gran lunga le 2 di pomeriggio. Mettiamo qui, ora in diretta. Vieni in piazza con noi. Ed ecco che ho mandato il primo messaggio che deve essere arrivato ad alcuni di voi. Buongiorno Tiziana, Andrea Antolini, buongiorno Anna Maccari, puntualità, no, no, qui la piazza è doveroso essere puntuali in questa piazza, mi raccomando, dovete tutti essere puntuali in questa piazza, siate sempre i benvenuti, qualsiasi orario arrivate, non è un problema, siete sempre i benvenuti e ricordatevi che in questa piazza solo posti in prima fila. Siamo qui. Io con voi, voi con noi. Io con voi con noi. Questa non l'ho capita, però comunque voi con me, io con voi e noi tutti insieme in questa piazza. Giuliana Agabitini, ciao Luca Perlanera. Sta guardando Giuliana Agabitini, si è collegata. Remo Bassanese, anche mio papà, il babbo, si è collegato e quindi mandiamo un saluto a Remo, mio papà che si è collegato adesso, in questo momento. Non so se ve l'avevo già detto, sì, vabbè, chiaramente avete visto che si chiama Remo Bassanese, quindi sapevate che questo nome è importante. Insomma, condivisa questa diretta, intanto parlando proprio di noi e loro, parlando di noi e loro, mi è venuta in mente la prima canzone da fare in questa diretta, visto che me l'avete chiesta, più di qualcuno di voi me l'ha chiesta in questi giorni e non l'ho ancora fatta. E allora vi eseguo come introduzione in questa piazza. Allora, intanto questa sera ho una notizia soprattutto da dare. Intanto, essendo Carnevalaro, canzone di Pooh, noi con voi. Ah, a noi con voi, vedi, una canzone di Pooh. Giovanni Camassi, ciao Luca. Editriana Secchi, ecco, Editriana, benvenuta. Francesco, come non mi senti? Ma gli altri mi sentono? Francesco non mi sente. E grande Luca, dice Diego, carissimo Diego, buongiorno, buonasera anche a te. Salutami tanto Alessia, sei lì con te. Perla Nera, ciao caro Luca, ciao Piazza Bassanese, Pia Silvia, buonasera a tutti gli amici della piazza. Ilaria De Santi, anche lei è collegata, quindi salutiamo Doriano e Ilaria che sono sempre presenti in questa piazza. E inizio con noi e loro. Ho incontrato un amico ubriaco che ce l'aveva con tutto il creato, coi comunisti, coi centristi, coi baristi, e persino con sua madre e con suo padre. Diceva: questo mare di persone è una massa idiota e delirante, come si fa a votare certa gente? Su questo c'era da ridire poco o niente. Ma tra una frase e l'altra, barcollando, ripeteva la sua dolce litania. E noi sappiamo i loro giochi, sono furbi questi idioti, tra di loro c'è una grande differenza. Noi e loro, ripeteva come fosse dentro un coro. Noi e loro, sarei curioso di sapere come si divide questo insieme. Noi e loro, ripeteva come fosse un usignolo. Fosse questo che distingue le persone, avremmo fatto già la rivoluzione. Fosse questo che distingue le persone, avremmo fatto già la rivoluzione. E continuando a chiacchierare, qualche pausa all'orinale, siamo passati da Totò a Schopenhauer.
senza troppa divergenza e con rispetto per la scienza abbiamo messo l'autan contro le zanzare. Lo sai che cosa fanno quelli lì al Parlamento? Seppelliscono lo Stato nel cemento. Di appalti e corruzioni ne abbiamo già pieni coglioni. Dobbiamo fare un salto, un cambiamento. E mentre proferiva queste ultime parole, inciampando con maestria e così sia, e ripeteva tra la gente: voi non capite niente, tra noi e loro c'è una grande differenza. E noi e loro, noi e loro, ripeteva come fosse dentro un coro. Noi e loro, noi e loro, sarei curioso di sapere come si divide questo insieme. Noi e loro, ripeteva come fosse un usignolo. Fosse questo che distingue le persone, avremmo fatto già la rivoluzione. E fosse questo che distingue le persone, avremmo fatto già la rivoluzione. Ho incontrato un amico ubriaco che ce l'aveva con tutto il creato, coi comunisti, coi fascisti, coi centristi, coi baristi e persino con sua madre e con suo padre. E come vedete, a volte dall'incontro con un amico ubriaco che non si vede da tanto tempo, che incontrai così in Via Reale a Vicenza, è nata una canzone. Intanto Linda Alegre e un saluto a Brasil, e come ogni puntata di Piazza Bassanese, priviet mai drusia per gli amici che ci scrivono dall'Ucraina, e tante spasiba. Poi buongia a todo o meu amigo brasileiro, e qui ci sono gli amici brasileiro del Brasile che ci scrivono da Rio Grande do Sul soprattutto, e poi vitam polske per gli amici della Romania. Welcome everybody, ladies and gentlemen, enjoy in Piazza Bassanese. Madame et messieurs, merci. Buona serata a tutti in questa piazza. E intanto mi dicono bravo dall'Ucraina, ma vi rendete conto? Grazie a Tania, la moglie di mio fratello, che mi aiuta in queste traduzioni. E poi Natasha Rinaldi, bravissimo, super, e numero uno, vai Luca, spacca tutto. Paolo Di Lella, che meraviglia, Ilaria De Santi, è tanto che non ci fai sentire Signora Speranza. E Ilaria, hai ragione. Beh, io devo dire che l'ultima puntata però io l'ho suonata, però cantiamola che Signora Speranza non c'è mai, non, come dire, c'è bisogno soprattutto in questo periodo. E però oggi ho una notizia da darvi, molto molto importante per il mio percorso artistico. E Valentina dice buona serata con Ezio nel cuore. Assolutamente, Valentina, intanto mi hai anticipato, perché non si può non dedicare una serata musicale artistica al grandissimo Ezio Bosso. E molti di voi hanno scritto oggi nel messaggio, nel post che ho creato, e hanno scritto dei ricordi, dei messaggi, insomma scriveteli anche qui in piazza. De André diceva: non esistono arti maggiori, arti minori, ma esistono artisti maggiori e artisti minori. Sicuramente Ezio è stato un artista maggiore, e quindi è giusto, e spero che venga celebrato nel modo più giusto possibile, ma questo sicuramente è la storia che rende giustizia a tutto questo. Andrea Sargentini, Luca, buona serata a tutta la piazza. E allora, Signora Speranza per tutti quanti voi. Mamma, yeah, oh mamma, mamma, yeah, oh mamma, mamma, yeah, oh mamma, mamma, yeah. Quanti figli ha Signora Speranza? Certo, alla sua età il coraggio non manca. E da che parte sta Signora Speranza? Perché qui da noi ne abbiamo abbastanza. E forse è tempo che apra un po' le porte di casa, per far passare un po' di vento, un'aria nuova.
e quanti sogna lei, signora Speranza, e venga qui tra noi, esca dalla sua stanza, così che il tempo ci racconti una nuova storia, così che il vento porti un po' di aria nuova. E quanti sogna lei, signora Speranza, e venga qui tra noi, che ne abbiamo abbastanza. Yeah, oh mamma, mamma, yeah, yeah, oh mamma, mamma, yeah, yeah, oh mamma, mamma, yeah, oh mamma, mamma, yeah. E com'è bella lei, signora Speranza, lei che ha strette in mano le chiavi della storia. Basta un gesto, un suo sguardo, una parola, e poi tutto presto tutto cambierà. E non le sembra già che la nostra pazienza abbia dato, direi, anche abbastanza? A che piano abita, signora Speranza? Veniamo noi da lei, dai che si danza, così che il tempo ci racconti una nuova storia, così che il vento porti un po' di aria nuova. E quanti sogna lei, signora Speranza, e siamo in tanti qui e ne abbiamo abbastanza. Yeah, oh mamma, mamma, yeah, yeah, oh mamma, mamma, yeah, yeah, oh mamma, mamma, yeah, yeah, oh mamma, mamma, yeah. E intanto tantissimi, tantissimi sono i ricordi, le immagini, i momenti, i frammenti in questa piazza che state condividendo. Stavo leggendo, questa sera alle 23.50 su Rai 1 c'è uno speciale su di lui, e quindi guardiamolo, guardatelo, e noi finiremo prima, e vi raccomando, sarà bello così, stare assieme anche dopo questa diretta nel guardare questo video che ci consiglia Valentina. E Maria Salvati ci manda un omino, Maria Pia Faggiosa è collegata adesso, intanto prendo la mia piccola fisarmonica rossa, eccola qui, grazie Ilaria, grazie di cuore, intanto tanti sono i messaggi che avete mandato. Io, come sapete, solitamente, beh, avete visto che il mattino seguente solitamente mi sveglio, guardo questa diretta e leggo tutti i vostri messaggi e cerco di rispondere uno ad uno a tutti quanti voi. Quindi scrivete che poi io leggerò quello che voi depositate. Quindi se a volte non riesco a leggere in diretta quello che state scrivendo, sappiate che poi io lo faccio, e mi fa molto molto piacere, come stamattina che mi sono svegliato molto presto. Però stamattina mi sono svegliato presto perché io e Stefano abbiamo un nuovo progetto che riguarda anche questa piazza e che vi svelerò questa sera. Ravin Galea da Malta, un saluto a tutti gli italiani e a Luca. Ravin, benvenuto e bentornato in questa piazza. E allora adesso canto la sigla, eccomi qua. Per chi si fosse collegato in questo momento, per chi non conoscesse Piazza Bassanese, hashtag Piazza Bassanese, il benvenuto è da tutti quanti noi, non solo da me, ma dai tanti che affollano questa piazza. Benvenuti, e la sigla di questa piazza è, a per titolo Passerà, una canzone che è nata proprio all'inizio di questa quarantena, di questa chiusura forzata, e una canzone che abbiamo condiviso con tutti gli amici della piazza che ci hanno mandato i loro contributi video. Andate sul sito YouTube, e se andate iscrivetevi e accendete la campanella e guardate il video Passerà, perché molti di voi che sono qui presenti hanno messo il volto, la faccia, e quindi andate a vedere che così vi conoscete anche meglio. Non uso mascherina, non uso candeggina,
resto chiuso in casa e aspetto domattina, vedrai che passerà, quanto tempo ci vorrà, chi lo sa, ma mi dico passerà, passerà, me l'ha detto il vicino dal terrazzo, è un bravo uomo e poi mi fido più che del telegiornale, passerà, passerà, io mi dico passerà, resto in casa, intanto suono una musica che fa e passerà, passerà, si vedrai che passerà, quanto tempo ci vorrà, e chi lo sa, e chi lo sa, passerà, passerà, ogni cosa viene e va, lo ripeto come un mantra, si vedrai che passerà, e prepare, se poi balli passa in fretta, è meglio di una sigaretta, il movimento fa aumentare le difese immunitarie, se poi canti, balli, suoni mentre muovi anche il bacino, il tuo fisico ringrazia e la tua energia raddoppia. Passerà, passerà, si lo sa che passerà, 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 ma vedrai che passerà, 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 quanto tempo ci vorrà, lo sa, chi lo sa, ma vedrai che passerà. Benvenuti in piazza, piazza Bassanese, energia la più bella che ci sia. Lascia stare la tastiera, metti giù il telecomando, rendi libera la mente, leggi un libro, non c'è inganno. Ma se preferisci stare lì un po' a borbottare, non chiamarmi oggi ti prego, oggi voglio stare vivo, oggi voglio stare vivo, oggi voglio stare vivo, oggi voglio stare vivo col pensiero positivo. Passerà, passerà, chi lo sa se passerà, ma passerà, passerà, si vedrai che passerà, 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 quanto tempo ci vorrà, e chi lo sa, ma mi dico passerà. Ai 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 ai. E passerà, 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 chi lo sa, e chi lo sa, ma vedrai che passerà, 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 chi lo sa se passerà. Tu mi chiedi come, quando, non lo so, ma passerà. Lai lai la 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 lai, lai lai la 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 lai, lai lai la 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 lai, la 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 la, lai lai la 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 lai, lai lai la 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 lai, la lai la 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 la. Passerà, passerà, ed è così che è nata questa piazza bassanese dopo 30 ore di diretta assieme, è nata questa piazza. Intanto mi state scrivendo, Luca Andrea Paci, da dedicato a me e alla mia mamma, la canzone del carro passerà, ma che bellezza, salutatemi tanto Andrea Paci, il DJ Andrea Paci, che so che ama le mie canzoni e a me fa tantissimo, tantissimo piacere quando le fa sentire nelle sue, nei suoi set. E come DJ, intanto andate a trovarlo, Andrea Paci, andate nella sua pagina, che così lo conoscete, per chi non lo conoscesse, anche se molto molto conosciuto, soprattutto in Versilia, il grandissimo Andrea Paci. E poi Piazza Bassanese è la più bella che ci sia, dice Lucia Zanotto, e poi tanti stickers. Oramai avete preso questa gioia di mandare stickers, è bello perché mentre sto cantando vedo gente ballare, gente muoversi, insomma, grandissimi, grandissimi tutti. E che dire, lo facciamo questo annuncio, Paolo Michelazzo, e vai, partenza fortissima come sempre. Eh sì, Paolo, siamo partiti anche questa volta forte, perché in questa piazza si celebra, ho messo il foglio e si è scurito tutto. Si celebra la meraviglia, lo stupore, insomma, e quindi cerchiamo di mantenere sempre l'energia, come dice lo psichiatra, uno dei pionieri nella ricerca del trattamento dello stress post-traumatico, Bessel van der Kolk, nutrire la nostra mente mentale durante la pandemia.
E quindi ci dice che nell'epidemia del passato non c'è sempre stata questa possibilità di essere così connessi a grande distanza, ed è importante ricordarci oggi di questa risorsa fondamentale che può contribuire a mantenere nutrita la nostra vitalità come esseri umani nel corpo e nella mente. Giochiamo, cuciniamo, cantiamo, suoniamo insieme, è quello che ci dice Besser van der Kolk, psichiatra specializzato nel trattamento dello stress traumatico. Insomma, stiamo arrivando anche al 18 maggio. Molti di voi mi hanno chiesto cosa avremmo fatto, quali sarebbero state le scelte dopo il 18 maggio, anche legate al fatto di questa diretta nella quale ci incontriamo. Ci incontriamo oramai da settimane, il martedì, il mercoledì, il venerdì sera e la domenica. Il prossimo appuntamento, ve lo ricordo, è domenica alle 4. Intanto Marta Zanon ci saluta, Alessandro Predeschi è collegato. Siete pronti a ricevere questa nuova informazione? Fatemelo sapere se siete collegati e state ascoltando. Volete che faccia qualche canzone intanto prima di farvi l'annuncio, perché è un annuncio per me veramente importantissimo. Con gli stickers che ballano non ti sembra di vederci ballare davanti al palco? È proprio vero. E Sandra ci saluta. Oi amigo, amiga Sandra, ciao ciao, hola hola. E poi Giusy Sabella, oggi è la giornata del migrante, la canti la ballata? Assolutamente, guarda, preparo già la canzone, la ballata del migrante, ma sto aspettando di dirvi questa notizia. Voglio sentire la piazza attenta, perché ho una news molto molto importante da fare a tutti quanti voi. Allora, vediamo qui dov'è che è la ballata dell'emigrante, perché comunque mi preparo questa canzone che ci sta perché ci sta anche con l'annuncio che vi devo fare. E eccola che la trovo, la ballata dell'emigrante. Insomma, sì, prontissimi, pronta, Barbara Zeni, Luca, non tenerci sulle spine. Insomma, cari amici, cara piazza bassanese, assieme a Stefano Florio, la persona che, come sapete, da oltre 14-15 anni scrivo le mie canzoni, in questo momento sospeso, in questo momento di annullamento, di cancellazione di tutti i concerti, purtroppo per molti mesi, abbiamo pensato a trovare una soluzione per star vicini, per incontrarci, per parlarci, per essere dentro la musica, che è la nostra linfa vitale. La musica ci dà energia, e quando voi mi dite che io vi do energia, anche voi mi date energia, quindi è uno scambio, la musica è uno scambio, questa è la cosa bellissima. E allora abbiamo pensato di realizzare un nuovo album dal titolo Piazza Bassanese, un album con dentro la rivisitazione di alcuni dei miei brani e anche delle canzoni inedite. Per fare questo, fra 2 o 3 giorni, adesso vediamo quando esattamente, annunceremo l'uscita di un crowdfunding, adesso c'è Valentina che mi correggerà sicuramente, lei mi corregge sempre sulla pronuncia inglese, e quindi faremo questo crowdfunding, quindi tutti voi sarete, anche voi, i protagonisti di questa storia. Ma sarete protagonisti anche perché l'idea sarà di documentare tutto il lavoro dell'album, dall'inizio alla fine, con dirette quasi quotidiane. Quindi, dopo il 18, leggo dopo i vostri messaggi, se no mi emoziono troppo. Dopo il 18 è sicuro, saremo ancora assieme con questa nuova avventura, un nuovo album dal titolo Piazza Bassanese. Lo potrete fare grazie, lo potremo così elaborare, lavorare insieme, avere anche delle idee, anche dei suggerimenti. Sarà un modo, per me è la prima volta che faccio un crowdfunding, ed è la prima volta che io e Stefano realizziamo un album, un lavoro discografico in questo modo. Ma ci è piaciuta talmente tanto questa piazza, questo sentimento che si è creato, questo sentimento di partecipazione, di condivisione di intenti anche, e soprattutto di intenti, che abbiamo pensato proprio di coinvolgervi in tutto per tutto. Quindi dopo il 18 noi partiremo con questo nuovo progetto,
Il titolo abbiamo già deciso, il titolo deve chiamarsi Piazza Bassanese, deve chiamarsi così, è il mio nuovo album deve chiamarsi Piazza Bassanese. E insomma, sarà il modo per stare ancora assieme in una maniera ancora più attiva. E poi vi parlerò, vi racconterò di come funziona il tutto. E è una cosa molto molto interessante, molto stimolante. Stamattina io alle 4 di mattina ero là che stavo scrivendo i testi, poi li abbiamo condivisi io e Stefano, ci siamo confrontati sul sentimento che volevamo dare del racconto di quello che andremo a fare. E prima l'ho letto anche a un carissimo amico per telefono, proprio per condividere subito anche questo entusiasmo. Passatemi appunto questa gioia in questo momento difficile, difficile per tutti, chiaramente. E per chi fa musica non ci potremo, come già sapete, vedere per molti mesi nelle piazze, nei teatri, e sarà tutto chiuso purtroppo, ma questo sarà un modo per continuare e per poi arrivare il giorno dell'apertura con i fuochi artificio. Perché io quel giorno dell'apertura in cui faremo il concerto, che sarà probabilmente, sarà magari anche il concerto di presentazione del nuovo album. Insomma, e poi tutte quante le scelte che voi potrete, così, ecco, adesso mi sfugge il nome, vedi, 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 ricompense si chiamano, no? Sì, ricompense, insomma, è veramente straordinario, ci sono varie cose e la fantasia poi lì galopperà, quindi avrò bisogno anche del vostro aiuto e scoprirete quali saranno queste ricompense, anche perché si parlava di magliette, ci sarà tutto. Signori, ci sarà tutto. Spero che tutti voi così partecipiate a questo progetto nella maniera più forte possibile. Dobbiamo partire subito a botta, come si suol dire. Ma io vi vedo già carichi, quindi beh, vabbè, tutti gli stickers che arrivano adesso sono emozionanti. A me fa piacere averlo raccontato così, averlo condiviso con voi. Siamo in tanti a condividere in questo momento questa notizia. E vai, ciao a tutti. Emanuela Rizzo dice: io sono ancora a casa, ancora al lavoro, il mio moroso tutti i venerdì a casa. Ma speriamo che torniate anche voi presto e che torniamo tutti comunque alle nostre mansioni, chi è a casa con lo smart working, chi è a lavoro, così. Noi dello spettacolo in questo momento ci saranno da fare anche delle lotte, perché è importante difendere il diritto dei lavoratori. E nel frattempo, per starvi vicini invece con la parte artistica, io e Stefano Florio abbiamo pensato a questo progetto. Io mando un abbraccio fortissimo a Stefano, che ancora una volta è con me in questo viaggio. Io con lui, di fianco a una persona importantissima, con grande esperienza, con grandi capacità, vi terremo aggiornati anche sulle registrazioni in studio, quando potremo incontrarci, forse dopo il 3 di giugno ci si potrà incontrare, quindi entrerete con noi nello studio. Cosa vi devo dire? Canto, canto perché sennò vado avanti altre 10 ore con voi e... Nani na 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 nani na na nuni na ni na na nani na na nuni na na nani na na nuni na ni na na Italia dolce Italia t'ho cercata t'ho baciata ma ora ti saluto mia bella addormentata Italia dolce Italia t'ho cercata t'ho baciata ma ora ti saluto mia bella addormentata Italia dolce Italia t'ho cercata t'ho baciata ma ora ti saluto mia bella addormentata Italia dolce Italia t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. E questa è la ballata dell'emigrante, nani, nana, nuni, nana. E questa è la ballata dell'emigrante, nani, nana, nuni, nani, nana. Cercare un futuro e trovare un tesoro, e per niente è facile come lavoro. Sorridi, fratello, con gli occhi e col cuore, domani vedrai, sarà un giorno migliore. Sorridi, fratello, con gli occhi e col cuore, domani vedrai, sarà un giorno migliore. Nani nana nuni nana, nani nana nuni nani nana, si l'ammetto è triste dover partire.
ma sempre meglio che restare qui a morire. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, oh mia bella addormentata. Nari nara nuni nara, nari nara nuni nari nara, nari nara nuni nara, nari nara nuni nari nara. E tra i binari d'un'altra stazione nascono i sogni, sboccia un amore. Chissà se i suoi occhi saranno lampare e i suoi capelli onde del mare. Chissà se i suoi occhi saranno lampare e i suoi capelli onde del mare. Nani nana nuni nana, nani nana nuni nani nana, nani nana nuni nana, nani nana nuni nani nana. Caro paese che mi lascia andare, chissà se oggi mi vedrai tornare cantando una vecchia canzone d'amore. Lumare, lumare, lugiento lo sole, 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 lumare, lumare. Lui è un tuo sole, nani nara nuni nara, nani nara nuni nani nara, nani nara nuni nara, nani nara nuni nani nara. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, oh mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, oh mia bella addormentata. Intanto i messaggi arrivano, arrivano anche su WhatsApp da alcuni di voi. E è difficile per me riuscire a leggere i messaggi anche su WhatsApp, quindi leggerò questi qui di Facebook. Siamo una grande famiglia, dice Perla Nera, e sarebbe una grande gioia per noi poter aiutare un nostro familiare in questi mesi di non lavoro. Come fare? Suggerimenti? Insomma, Perla Nera, come ho raccontato, a breve partirà questo crowdfunding per un nuovo lavoro discografico dove tutti voi sarete i protagonisti in primis. E quindi Eleonora Edoardo, tutte belle, ma credo in una scuola è super. Insomma, credo in una scuola, e abbiamo un altro annuncio, perché ieri, sapete, ho fatto una diretta sorpresa. È una diretta sorpresa proprio perché credo in una scuola su Facebook. Il video depositato su Facebook ha raggiunto il 1.000.000 di condivisioni, di visualizzazioni, e quindi anche lì è stata una grande gioia. Ecco, in questi momenti bisogna riuscire comunque a gioire di tutto quello che accade, e mi fa piacere condividerlo con tutti voi. E intanto Falegnameria Fratelli Carbogno dice grandissimo, grazie di cuore. E Taran Stella ci saluta, spasiba Taran, spasiba. E Chiara Pellegrinetti manda dei baci. Chiara, hai sentito la novità? Eleonora Edoardo, tutte belle, ma credo in una scuola super. Sono arrivato di nuovo al messaggio di Eleonora. E Emanuela Zampieri, ciao, vogliamo la canzone Colori della stessa natura. Ma che meraviglia, ma mi chiedete tutte canzoni sempre che amo particolarmente. Anche perché poi dovremo decidere quali saranno le canzoni che andremo a rivisitare all'interno del CD. E sarete anche voi partecipi di questa scelta. Quindi già in queste dirette i vostri gusti musicali sono, insomma, sceglieremo anche probabilmente un tributo, come è già capitato in altri miei album, a qualche cantautore. Uno o due tributi? Chi lo sa, vedremo, ma ne parleremo e staremo insieme. Aiutami a costruire un nuovo mondo, un mondo nel quale io non mi confondo,
un mondo dove nessuno viene prima di un altro. Aiutami a scoprire chi vive al mio fianco. Aiutami a non cadere nell'indifferenza. Sostieni la mia libertà e la mia coscienza. La libertà di conoscere un nuovo pensiero. A non distinguere il bianco dal grigio dal nero. E siamo colori della stessa natura. La natura delle cose, della terra e del fuoco. Specchi di luce sotto la stessa luna. Se solo abbiamo la libertà, se solo troviamo la libertà, se solo troviamo la libertà di amarci senza paura, di amarci senza paura. Aiutami tu che ora sei una parte di me, la parte migliore che vedo e che sento. In questo marasma di voci tu vai contro vento. Illumina la notte, illumina la notte, illumina la notte nel passare del tempo. Siamo colori della stessa natura. La natura delle cose, della terra e del fuoco. E specchi di luce sotto la stessa luna. Se solo troviamo la libertà, se solo troviamo la libertà, se solo troviamo la libertà di amarci senza paura. Amarci, amarci senza paura, perché ciò che conta è se provi un'emozione, se distingui una rosa da un mattone. E intanto alla finestra scende, scende e quindi accendo un'altra luce davanti a me. Vedi, mi sono attrezzato adesso con le luci. Spero che non sfarfalli tutto e sono qui sempre, sempre con voi, mi vedete, sì, non sono così buio poi. E Federico, me la canti Malarazza? Federico, sai che forse questa sera ti faccio Malarazza anche con la fisarmonica, che l'ho imparata da poco, però prova a fartela. Insomma, sapete che qua comunque non ci si vergogna di nulla, si possono sbagliare accordi, si possono sbagliare intonazioni, è capitato di tutto in queste dirette ed è il bello di queste dirette è il fatto comunque di essere fisici, viscerali ed essere lì con voi come se seduti a fianco, come se fossimo attorno a un tavolo, come se fossimo in salotto, come nel salotto in questo momento di casa mia, dove sono in questo momento. Se puoi canti Ritorno a casa, grazie, grazie, ma mi chiedete canzoni bellissime. Spero di riuscire a farle tutte questa sera. Grazie del pensiero e testi stupendi. Insomma, grazie a tutti per aver visualizzato per un milione di volte questa prossima canzone che andrò a cantare adesso, che ha per titolo Credo in una scuola. Tantissimi insegnanti mi hanno scritto che l'hanno utilizzata a inizio anno scolastico, mi sono arrivati dalla Calabria, dalla Sicilia, dalle Marche, dal Veneto, dal Piemonte, insomma grazie di cuore e ringrazio ancora oggi in diretta come ho fatto ieri le persone che hanno partecipato a questo video, in primis Giulia e Chiara, Chiara che ha tradotto in lingua dei segni il testo di questa canzone facendo un lavoro bellissimo, i ragazzi di Lisabilità, dell'associazione Lisabilità, che hanno partecipato, io ero andato a incontrarli a Venezia in questa scuola veneziana e poi ho lanciato quest'idea di fare assieme una canzone e la regia di Stefano Florio che ha curato tutto nei minimi particolari, insomma Credo in una scuola è diventato un videoclip che l'avete guardato, osservato, scrutato, condiviso e un milione di volte e un milione di grazie, un milione di abbracci veramente. La 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 la. Credo in una scuola libera e pensante che abbia un grande sogno, coltivare cuore e mente, l'arte della vita come unica insegnante, la matematica del cielo, la sapienza delle piante. La e la e la, la e la e la e la e la, la e la e la, la e la e la e la. E credo nello sguardo
nell'incanto di un bambino a cui nulla può insegnare, nella luce di un mattino. Credo in una scuola che io non ho mai vissuto, ma che a volte nello sguardo di un maestro ho incontrato. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Per contare la bellezza può bastare l'infinito, per dipingere la terra sono quattro le stagioni. Se chiudi gli occhi vedi un oceano di emozioni, e la poesia più bella sei tu a piedi nudi. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Credo nel coraggio di chi pensa che insegnare non sia solo un mestiere, ma la forza di cambiare, di cercare nella vita nuovi mondi da esplorare contro l'odio e l'ignoranza e le miserie quotidiane. Grazie a tutti gli insegnanti che anche in queste ore, in queste settimane, in questi mesi difficili hanno dato tutto loro stessi per stare vicini, seppur distanti. E io vorrei ricordare tutti quanti coloro che l'hanno fatto. Bravissimi anche tutti gli alunni che si sono prodigati a fare cose miracolose, ad adattarsi a queste ore difficili per ritornare poi presto, si spera presto, a riabbracciarci in una scuola ancora più libera e pensante, perché la libertà è dentro di noi prima di tutto, la libertà è dentro le nostre menti, la libertà è colei che ci fa sentire non chiusi dentro, imprigionati in un banco, ma liberi come se fossimo all'interno di un bosco, dentro le pareti di una scuola, tutti assieme, ma liberi, liberi dentro il cuore. La la la, la 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 la. Per contare la bellezza può bastare l'infinito, per dipingere la terra sono quattro le stagioni. Se chiudi gli occhi vedi un oceano di emozioni, e la poesia più bella sei tu a piedi nudi. La poesia più bella, la poesia più bella sei tu, sei tu, sei tu a piedi nudi. Che bella piazza questa sera, liberi, liberi dentro il cuore, dice Lucia Zanotto. È vero, stanno facendo un super lavoro Caterina Lanzarote e per te Eva Elena ci manda un cuore, grazie. Carmen Gelleni e poi collegata Chiara Pellegrinetti, Francesco Doriano, grande Luca, grazie, 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 grazie veramente. Laura Bettini, ciao Adelisa, grazie Laura, e Ivana Mazzucco. Insomma, sto arrivando tantissimi, tantissimi messaggi che sto guardando in questo momento. Lucia Zanotto, credo in una scuola, è diventato un inno meraviglioso e non può farmi che un gran piacere, perché veramente, veramente questa è una canzone che sento tanto, tanto anche autobiografica. E intanto ho girato la telecamera. Eccomi qua, avete visto il retro di questa diretta, nel quale c'è anche un poster del Poetry October Festival, e con l'amico nel quale mi aveva chiamato l'amico Lello Voce, che saluto il carissimo Lello Voce, un festival di poesia. Chi diffonde poesia deve essere tutelato come veramente un bene comune, quindi tutti i poeti, a tutti i poeti un grandissimo abbraccio. E vado avanti, mi avete chiesto Malarazza, che dite? Vai, è il momento di muoversi ancora di più, oltre che di ascoltare, mi raccomando. Questa è una canzone dell'Ottocento siciliana,
una canzone molto, molto, molto forte, molto potente, che venne interpretata dal grandissimo Mimmo Domenico Modugno e la portò in tutta Italia e non solo, anche fuori, oltre le Alpi. Ricordiamoci di questi artisti che ci hanno portato la musica italiana nel mondo, veramente. E Barbara Zeni, le tue canzoni sono poesie su pentagramma. Grazie, grazie, grazie di cuore. E poi chi c'è? Maria Stella Galati, che meraviglia questa immagine del bosco dentro le pareti di una scuola. E immagina, immagina Barbara che quando io ero seduto nei banchi di scuola, spesso guardavo fuori dalla finestra, non sono stato proprio il cosiddetto studente modello, anzi, e facevo molta fatica. Ad esempio, ricordo ancora ciò che ricordo ad esempio, delle divisioni, così si chiamano, fu quando Federico, un mio compagno di banco, mi insegnò a farle. Fu quella sensazione io. La ricordo ancora con tantissimo affetto quando lui si dedicò a me per aiutarmi in quel momento. E sono questi i momenti di crescita, i momenti da valorizzare all'interno di una classe. Io ricordo quando chiedevo alla maestra, all'insegnante, alla mia maestra, gli chiedevo, mi può venire ad aiutare? Davamo del lei, alla maestra. Mi può venire ad aiutare? Allora lei, si appoggiava a me, si appoggiava a me, aiutandomi nei compiti che facevo e la sensazione che ho ancora di questo suo calore, di questo suo sentimento che mi trasferiva è veramente incredibile. Considerate, devo dirlo, che la mia mamma non mi fece andare all'asilo, quindi sono uno di quei bambini che non è andato all'asilo e sono stato con mia madre, che però ogni giorno mi portava al parco, ero comunque socievole, mi piaceva molto giocare con gli altri, mi piaceva per giocare anche da solo. E ringrazio tantissimo mia madre anche per questa particolare esperienza che mi ha fatto fare. E non è per questo che io consiglio alle mamme di tenere a casa i bambini, non mandarli all'asilo, assolutamente, ognuno ha un suo percorso. Però ci sono delle situazioni, dei momenti, delle storie per le quali forse ogni cosa poi alla fine trova un suo senso. Grazie ancora a mia madre per questa scelta particolare, per quanto qualcuno può criticarla. E a me comunque mi ha fatto crescere per il mio carattere, per il mio modo di essere, e magari un po' dissociato, però ho imparato ad essere un buon osservatore. Mala razza. Nu servu tempo fa. Intra na piazza, pregava Cristo in croce e ci dicia: Cristo, lumi patroni, mi strapazza, mi tratta come un cane per la via, si piglia tutto con la sua manazza, manco la vita mia, dici che è mia. Distruggila Gesù, sta malarrazza, distruggila Gesù, fallo per mia, fallo per mia. Lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. E Cristo mi rispondi dalla croce, perché si so spizza, fili tu brazza, chi vuole la giustizia, si la faccia. Nessuno mai più lavarà vetia. Sei tu, sei un uomo e no, sei testa pazza. Ascolta bene sta sentenza mia, che io chiudato in croce non saria. S'avessi fatta ciò carico a Dio, che io chiudato in croce non saria. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti.
tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piccano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piccano un bastone e tira fuori i denti. 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 Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piccano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piccano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piccano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piccano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Piccano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Piccano un bastone e tira fuori più veloce. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Piccano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Piccano un bastone e tira fuori i denti. Piccano un bastone e tira fuori i denti. Piccano un bastone e tira fuori i denti. Piccano un bastone e tira fuori le denti. Signore e signori, madame, messieurs, mio amico brasileiro, un abbraccio fortissimo, fortissimo. Dopo questa canzone io sento le vostre pulsazioni, sento i vostri cuori, sento il vostro applauso. Grazie. La passione che ci metti tu nel cantare, ma la razza è coinvolgente. Grazie per Nera. Grazie di cuore, Vladimir. Vladimir, grazie per questa rosa. E lo dile Bigre, che partenza, che potenza, potenza questa canzone. La potenza della canzone popolare è veramente fortissima. E allora mi si aggiunge alla mente, qui sulla questa stanza. In questa stanza io ho una locandina che conservo con molto affetto e quando assieme a Stefano Florio e alla mia piccola orchestra popolare abbiamo realizzato uno spettacolo sulle canzoni di Domenico Modugno e allora all'interno di queste canzoni intanto vabbè ringrazio tutta la piccola orchestra popolare perché comunque l'interpretazione quando sento la chitarra di Florio dentro questo pezzo che suona e con potenza, con energia, andate a vederlo se potete su YouTube e trovate, scrivete Luca Bassanese Paleo Festival Neon e Malarazza, o comunque Luca Bassanese e Malarazza la trovate anche al Brunotter Festival, la potenza di quando l'orchestra suona, quando io mi giro e Massimo Tuzza la batteria, insomma è una sensazione per me veramente incredibile, catartica, e sento proprio tutta l'energia del pubblico in quel momento che è lì presente e che a un certo punto come per magia sale con noi sul palco ed è lì che danza in qualche modo e voi, alcuni di voi che sono venuti ai concerti sanno che io prima di iniziare il concerto sulla canzone L'Uomo Medio solitamente iniziamo con questo assolo di Stefano Flori sulla canzone L'Uomo Medio e io danzo in una danza in cui chiamo, in cui faccio questo gesto e per me, e ve lo svelo qui adesso in diretta, io chiamo gli spiriti che in quel momento sono presenti, che vengano a danzare con noi, che vengano a danzare, che questa energia venga insieme a noi sul palco a danzare, ad esserci vicini, a riempire i nostri cuori e illuminare le nostre menti. E quindi in questo concerto che noi abbiamo dedicato a Domenico Modugno, una canzone che ricordo sempre, Oltre a Malarazza, è un brano moderno, ma scritto con quell'intensità popolare, mentre la canzone che vi ho appena eseguito è dell'Ottocento siciliano,
questa prossima canzone invece è una canzone moderna, moderna, addirittura scritta da una giovanissima, giovanissima Enrica Bonaccordi. Una giovanissima Enrica Bonaccordi che incontra a Roma Domenico Modugno e gli presenta questo testo di questa canzone che parla di immigrazione, con la sofferenza in quel momento per essersene così andata lontano, lontano dalla propria casa. Vediamo se la trovo, probabilmente l'ho messa sulle canzoni migranti, sulle canzoni, perché avevo diviso per concept e quindi dovrei averla allora su questi fogli. Vediamo se la trovo. Dovrebbe essere qui. Dovrebbe essere qui. Qualcuno di voi avrà già capito di cosa si tratta. Se l'avete capito, scrivete il titolo di questa canzone. Ecco, l'ho trovata, vedete. L'avevo messa nelle canzoni che chiamo canzoni migranti, le canzoni che a volte sapete con la fisarmonica, tipo 30 giorni di nave a vapore, e le canzoni delle mondine, e le canzoni della guerra, insomma, che io a volte canto, proprio dedicata soprattutto alle persone, ai popoli migranti, le persone del Rio Grande do Sul, a coloro che hanno migrato, a chi è andato in Belgio, e insomma, sono canzoni che ci ricordano l'essenza dei nostri avi. E portano dentro dei messaggi veramente importanti. Stefano Florio, Domenico Modugno, grande artista. Grandissimo Stefano Florio che si è collegato con noi, ma penso che, come sapete, lui è lì sempre dall'inizio. Ha sentito sicuramente le mie parole che ho pronunciato su questo crowdfunding che lanceremo a brevissimo. È una cosa nuovissima per me e ringrazio Stefano per aver... così, per sostenermi anche in questo nostro nuovo viaggio. Per me è molto, molto importante avere ancora nuovamente la sua forte e importante presenza al mio fianco. Alessandro Pedreschi, Amara Terra Mia, adesso mi commuovo, non riesco più ad andare avanti. Vabbè, Nuno Felipe Silva, Portogallo Online. Maria Pia Fagion, bei tempi, quando partecipava a 5 concerti in 5 settimane. Ma dobbiamo tornare, Maria Pia, a vederci. Accordo un attimo la chitarra, perché nessuno di noi si merita di sentire una canzone con la chitarra scordata. Utilizziamo questi mezzi tecnologici per fare una cordatura molto veloce. Era Calante. Eccoci. La canzone ha per titolo Amara Terra Mia. Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno, addio, addio amore. Io vado via, amara terra mia, amara e bella. Cieli infiniti e volti come pietra, mani incallite ormai senza speranza. Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella. Tra gli uliveti è nata già la luna, un bimbo piange all'atta un seno magro. Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella.
là. Amara terra mia, amara e bella, canzone di Domenico Modugno, scritta da una giovanissima Enrica Bonaccorti, che lascia a 16, 15, 16 anni la propria terra, raggiunge Roma col sogno di lavorare nello spettacolo e scrive una canzone che non ha età, che non ha epoche e che ad oggi non ha confini. La vita è anche questa. E ritorno con la mia piccola orchestra popolare. Grazie Nuno veramente per questi complimenti. Ravingalea, a me mi piacciono artisti musicali che hanno il loro stile come te, Luca. Grazie di cuore. Patrizia Ricci, interpretazione magica, grazie veramente. Pucci Carla ci manda il suo ciao alla piazza. Intanto qui si fa sempre più buio, ma voi mi vedete, mi vedete correttamente, vedete che sfarfallo, fatemi sapere, perché oggi per la prima volta ho iniziato la diretta con la luce, addirittura il sole che entrava qui dentro, e adesso che siamo arrivati, io lo so, cos'è questa? La sveglia! Eccoci qui, cari amici. Adesso che siamo arrivati alle 9, so che questa sveglia, a proposito dell'idea, del progetto che vi ho parlato prima, dobbiamo pensare alla t-shirt di Piazza Bassanese. A questo punto è ufficiale e quindi dobbiamo pensarci. E un'idea mi sovviene, insomma. E scusa, non ho detto la lontananza, perché hai detto scritta dalla Bonaccorti. E Amara terra mia è una vecchia canzone popolare rifatta da Modugno. La melodia, il testo di Enrica Bonaccorti è moderna. E grazie, perché ci fai vivere le canzoni con grandissima emozione. E la melodia, sì, Tiziana, la melodia della canzone mi sono dimenticato di dirlo, ed hai ragione, è della tradizione musicale italiana, Amara terra mia, mentre il testo è un testo d'attualità degli anni 70. E sei tu il sole, grazie. No, la sveglia buttala, dice Pia Silvia, no, la sveglia no. Insomma, carissimi amici che siete qui collegati, io ho preso la fisarmonica, ma non ho nemmeno pensato a cosa fare, ma è un istinto, perché, ma sì, io, sapete qual è una delle mie canzoni che adoro sempre fare, lo sapete benissimo, perché il custode dell'orto, chi è? Il custode dell'orto è lo Spaventa Passeri nell'orto. Sono l'unica traccia d'umanità quando solo rimango nell'orto. Guardiano di questa terra, custode di questo mondo. Mani di paglia, capelli di seta, la mia voce nel vento. Fammi sentir per un attimo il cuore del tuo cuore magico. Fermati qui, ora guardami e respira con me, luna dal cuore d'argento. Fermati qui, terra proteggici, respira con me, cantiamo assieme nel vento. La 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 la. Questa terra ha bisogno d'umanità per rinascere come d'incanto. Dona speranza ai miei pensieri, luna che illumini il volto. Canta con noi, balla se vuoi, dolce profumo di mosto. Restiamo assieme fino al mattino come rugiada nel bosco. Fermati qui, ora abbracciami, respira con me, luna dal cuore d'argento. Fermati qui, terra proteggici, respira con me, danziamo assieme nel vento. Fermati qui, ora guardami, luna del cuore d'argento. Fermati qui, terra proteggici, respira con me, danziamo assieme nel vento. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la. Sono uno spaventapasseri nell'orto dei sogni liberi. Non ho verità da nasconderti, da cui osservo il mondo, proteggo il raccolto. I frutti che nascono dalla terra sono il sorriso del mondo, come i tuoi occhi di luce in questo orto di pace. Fermati qui, ora guardami, respira con me, luna dal cuore d'argento. Fermati qui, terra proteggici, respira con me, cantiamo assieme nel vento. Fermati qui, terra proteggici, respira con me, danziamo assieme nel vento. Fermati qui, terra proteggici, respira con me, danziamo assieme nel vento. Everybody! Ai 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 ai! Lai la la lai la la lai! Lai la la lai la la lai la la lai la la lai! Lai la la lai la la lai! Lai la la lai la la lai! Lai la la lai la la lai la la lai la la la! Questo è lo spaventapasseri che è il nostro custode dell'orto. Valentina, la facciamo così? Insomma, intanto voi vi state parlando in questa piazza meravigliosa. Barbara Zeni, vero, una delle canzoni di Luca più belle in assoluto. Grazie Barbara, io l'adoro e ogni volta rimangio lo spaventapasseri che canta la luna, fantastico. Carissima piazza. L'uomo medio è un essere umano che fa le scelte in silenzio sul divano. Attenzione che qui scattano. Gli occhiali! L'uomo medio è un essere umano che fa le scelte in silenzio sul divano. Non si schiera con la rivoluzione, ma la sua guerra è tra i computer e le poltrone. La sua guerra è tra i computer e le poltrone. L'uomo medio non è una specie rara e l'Italia è un po' con la sua casa. È insoddisfatto, attende la rivoluzione, ma la sua guerra è tra i computer e le poltrone. È insoddisfatto, attende la rivoluzione, ma la sua guerra è tra i computer e le poltrone. Uomo medio, uomo medio, mi sa proprio che per te non c'è rimedio. Uomo medio è di sicuro e t'alzi solo quando l'acqua tocca. La 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 la. Uomo medio è di sicuro, tazzi solo quando l'acqua tocca, solo quando l'acqua tocca. Pa 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 pa. L'uomo medio è per non far fatica, si astiene da qualunque opinione, perché nessuno rappresenta il suo colore. Un giorno in preghiera e l'altro fa la comunione, poiché nessuno rappresenta il suo colore. Un giorno in preghiera e l'altro fa la comunione. Uomo medio, uomo medio, mi sa proprio che per te non c'è rimedio. Uomo medio è di sicuro e tacci solo quando l'acqua tocca. La 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 la. Uomo medio è di sicuro e tacci solo quando l'acqua tocca, solo quando l'acqua tocca, solo quando l'acqua tocca. Uomo medio, mi sa proprio che per te non c'è rimedio. Uomo medio è di sicuro e tacci solo quando l'acqua tocca, solo quando l'acqua tocca, solo quando l'acqua tocca il culo. Cari amici di questa meravigliosa piazza, wow!
piazza calda questa sera, piazza caldissima, Barbara, felicità assoluta. Dice in diretta da venerdì che non mi salta, prima diretta del venerdì che non mi salta, yuppie. Non ti salta la diretta, sono felice, sono felicissimo che questa diretta ti stia funzionando. Allora io adesso, come ho fatto due venerdì fa, farò una cosa, scollegherò la diretta e mi ricollegherò. Siete pronti? Lo facciamo, perché altrimenti poi se lo carico YouTube è un po' un problema, quindi è meglio che lo faccia in due puntate, perché sapete che il venerdì sera non è soltanto un'ora. E allora già l'ho superata e quindi è un problema, perché poi se la carico su Instagram, ad esempio su IGTV di Instagram, c'è solo un'ora e poi devo tagliarla. Insomma, mi scollego un attimo e mi ricollego. State lì, state lì. Siete pronti? Attenzione, attenzione. Non andate via, eh? Eccomi qua.